Devo stare fissa così, così sembra che i miei capelli hanno ancora un senso, perché se mi abbasso si vede questo. La serie sulle serie TV. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata della lista. Lo so, la mia faccia è strana perché non ho fondotinta e vorrei usare la scusa del fa caldo, estate, non si mette fondotinta, ma la verità è che uno sono pigra, due sono in ritardo come al solito e tre vado a rifare i miei capelli settimana prossima, non preoccupatevi, non rimarrò con questo coso strano. E non so bene dove sto andando a parare, quindi meglio se ci concentriamo sui 5 telefilm da recuperare quest'estate su Netflix. Il primo telefilm che non posso non citare è Stranger Things. Ormai tutti ne parlano, tutti ne sono innamorati, a buon ragione. È uscito circa un mesetto fa su Netflix e ha fatto impazzire tutti. Io l'ho guardato con Alberto e mio fratello quando eravamo in vacanza al mare, tutti insieme. Eravamo lì, cioè, che non volevamo andare a dormire, non volevamo andare al mare, non volevamo mangiare, volevamo semplicemente continuare a guardarlo perché è quel tipo di serie che ti cattura in una maniera incredibile. Poi sono soltanto 8 puntate e veramente una persona che ha il tempo di farlo dovrebbe veramente guardare guardarlo tutto in un giorno perché è una mangiata saporita e deliziosa. Evito di dirvi di più su questo telefilm perché tra 2 settimane uscirà un video di me con Alberto che ne parliamo in maniera più approfondita, ma comunque sappiate che se vi piacciono i telefilm strani, una mescolanza di generi che non avreste mai pensato, con dei bambini protagonisti ambientato negli anni 80, qualcosa che vi fa veramente tenere incollati e di cui amerete la storia e i personaggi e tutto, cioè va visto, è tutto quello che vi posso dire per ora. Curiosando e indagando su che cosa è disponibile sul catalogo di Netflix, ho visto che c'è Sherlock. Allora, Sherlock è l'unica serie british che vi propongo oggi ed è veramente una bomba. Cioè, Sherlock è una di quelle perle telefilmiche che, per quanto sia un genere molto specifico che di solito ad alcuni piace, ad alcuni non piace, cioè Sherlock non può non piacere. Sherlock è fatto per piacere a chiunque, perché Sherlock è Sherlock. Allora, va detto che il personaggio di Sherlock Holmes è stato sfruttato in ogni modo possibile. Esiste anche la serie Elementary, per chi la conoscesse. Ma in questo particolare caso, anche se non vi piacciono le serie crime, che sinceramente a me non fanno impazzire, perché i telefilm procedurali dove c'è un caso, ogni puntata così, li ho sempre trovati un po'. A me piace quando le cose vengono approfondite, portate avanti, dove c'è una trama orizzontale molto densa. E questo specifico Sherlock riesce veramente a superare ogni barriera, di ogni pregiudizio, di ogni categoria. Questo perché? Uno, è stato scritto veramente non bene di più, cioè, c'è proprio dietro un lavoro magistrale ed incredibile. Poi, gli attori sono, cioè, nel senso, boh. Stiamo comunque parlando di Martin Freeman e Benedict Cumberbatch, nel senso non sono i primi pincopalli che passano per strada. La regia è veramente wow, cioè come è stato girato è veramente fatto in una maniera diversa dal solito che riesce, diciamo, anche qua a sollevare una storia che normalmente sarebbe banale e farla diventare qualcosa di speciale. Va detto che in tutte le sue particolarità sono 3 stagioni con soltanto 3 puntate ognuna, però ogni puntata dura 90 minuti, quindi è come se ognuno fosse un piccolo film, quindi ecco, Sherlock non si può descrivere, va visto e non va soltanto visto, ma va vissuto anche dopo, perché anche il fatto che ogni stagione separata da 2 anni ha portato i fan ad essere veramente schizzati. In effetti, se voi entrate su Tumblr e guardate tutti i tag legati a Sherlock, sono una cosa fuori di testa, cioè i fan riescono a tirar fuori di quelle teorie, a trovare dei dettagli Sherlock non può essere descritto, dovete andare e buttarvi. Del prossimo telefilm ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, ma non è mai un male riportarlo a galla ed è Orange is the New Black. Come descrivervi Orange? Allora, è un dramedy che è personalmente il genere che io preferisco più in assoluto, ovvero drama e comedy insieme. Il dramma, la drammaticità, l'approfondità, le cose intelligenti e profonde che ti fanno commuovere. Ma al contempo saper ridere di tutto questo, saper trovare una vena ironica in queste cose dall'altro lato che invece sono tristi e oscure. È la giusta bilancia tra sale e zucchero, non so come dirvi, è la perfetta unione di tutto. Allora, per chi non lo conoscesse, Orange parla della vita di una prigione femminile, segue in particolare il personaggio di Piper che, diciamo, ci introduce in questo mondo, ma in realtà poi si apre a tutti i personaggi presenti in questa prigione. E scopriamo veramente un mondo che non ci saremmo mai aspettati. Questa è una cosa che io adoro dei telefilm, il fatto che ti faccia sensibilizzare, ti faccia aprire gli occhi, ti faccia entrare in vite che altrimenti non avresti mai modo di conoscere. Questa serie è tratta dal libro scritto dalla vera Piper, che è una persona reale, che è effettivamente una donna che è
stata in un carcere femminile e ho letto l'intervista a una sua ex, diciamo, collega di cella, che diceva che la realtà delle prigioni in America non è, diciamo, edulcorata, zuccherata come mostrata nel telefilm, ma è peggio. Ma penso che nonostante questa cosa il telefilm riesce a passare comunque come crudo, come un intenso ritratto di vite che sembrano all'apparenza sbagliate ma che ognuna nasconde qualcosa. Orange è veramente originale, politicamente scorretto, vi farà piangere, vi farà ridere, vi farà riflettere. C'è da dire che è un telefilm scritto da una donna, basato su un libro scritto da una donna, con un cast prettamente femminile, quindi è una serie molto femminile, che una persona potrebbe dire e quindi, cioè, nel senso, che cosa cambia se lo scrive un uomo o una donna? Però in realtà questa è una cosa che si sente molto. Tutti gli argomenti legati alla femminilità, alla maternità, gli abusi, lo stupro, le amicizie, gli amori, sono descritte con una profondità molto diversa dal solito, con un'intelligenza, con un realismo che secondo me una donna riesce a mettere in più, senza contare che si parla di omosessualità, di razzismo, insomma, ci sono veramente tanti argomenti per cui vale la pena vederlo e quindi ve lo consiglio al 100%. Il prossimo telefilm non so bene perché ve lo suggerisco, l'ho visto nella lista e mi sono detta: cavoli, voglio parlarne, e sto parlando di Bates Motel. Su Netflix Italia, se non sbaglio, ci sono le prime 3 stagioni di 4, però è ancora in corso. Ed è una serie, anche qua, un po' come Stranger Things, che faccio fatica a categorizzare. Viene definito un po' come un horror, ma chiamarlo horror non mi sembra nemmeno esattamente il termine giusto, non so come spiegarvelo. Comunque è ispirato, mi raccomando, non è proprio basato, è ispirato ovviamente a Psycho, libro di Robert Bloch prima e film di Hitchcock dopo, e racconta di questo super ambiguo rapporto tra una madre e suo figlio che comprano un motel e vanno lì a vivere, e la loro vita in questo motel, nella cittadina, tutte le cose strane che succedono in casa, fuori, con tutti i vari personaggi molto bizzarri di quella zona. Anche qua, un pochino come Sherlock, diciamo, la storia non è niente di particolarmente originale, proprio perché è ripresa da qualcos'altro che esiste già. Quello che eleva questo telefilm, come in Sherlock, secondo me sono la scrittura, che è incredibile, e gli attori, che sono qualcosa di pazzesco. Cioè, Vera Farmiga è tipo wow. È una serie comunque un pochino inquietante, quindi se non volete farvi inquietare ve la sconsiglio, ma per il resto è consigliatissima. L'ultimo telefilm di cui vi voglio parlare oggi è The 100, anche chiamato The 100. Ok, per chi non lo conosce, immaginate questo scenario post-apocalittico: 100 adolescenti carcerati vengono mandati sulla Terra per vedere se è ancora radioattiva, diciamo, se ci si può vivere. Detto così potrebbe essere un po' meh, che è un po' quello che io pensavo durante le prime 3 puntate, se non sbaglio. Mi dicevo: cacchio, ma questo network fa sempre le stesse robe, che palle, che cosa ho cominciato. Anche perché mi ricordava molto Revolution, per chi l'ha visto, sembrava un po' un Lost con degli adolescenti, mi dicevo: oh mio Dio. E invece, se non sbaglio, dalla 4ª puntata, adesso non vorrei dire cavolate, succede una cosa che ti fa completamente dire: oh mio Dio, ma quello che stavo guardando prima è ancora quello che sto guardando adesso, perché sembra totalmente una roba diversa, aiuto. E più va avanti e più si discosta da tutto quello che avresti immaginato, perché comunque questo network, che fa cose tipo The Vampire Diaries, The Originals, Arrow, hanno un po' un marchio di fabbrica per i telefilm, nel senso, hanno sempre un sapore simile, e il triangolo è, insomma, ci sono certe banalità che ricorrono in tutti i loro telefilm. The 100 secondo me fa eccezione. Non soltanto gli attori scelti sono migliori di quelli utilizzati di solito da questo network, ma in generale la trama è molto più accattivante, succedono molte cose che non ti aspetteresti. Beh, gli attori sono fighi come sempre in questi telefilm, ma questo è soltanto un bonus aggiunto. Si nota molto l'accento sui personaggi femminili, che sono molto forti, spesso in comando, in posizioni, diciamo, di leader. Senza fare spoiler, però, molti personaggi, anche molto importanti, hanno un orientamento sessuale diverso dall'etero, ve lo dico così per non spoilerare troppo. Amo sempre questi telefilm dove si sfugge, diciamo, dalla nostra realtà moderna, contemporanea, proprio perché non ci sono tutte queste distrazioni del mondo moderno. Qua si vede proprio l'essere umano messo nella natura selvaggia, come fa a sopravvivere, gli istinti primitivi che vengono fuori, di sopravvivenza appunto, ed è molto più naturale, molto più profondo e più interessante secondo me. C'è un ottimo approfondimento psicologico dei personaggi, fanno tutti delle grandissime evoluzioni, e ci sono delle magnifiche ship che non sono mai una cosa, diciamo, che ci fa schifo, insomma.
Quindi ecco, The 100 è veramente super super consigliato. La mia lista finisce qua perché ho parlato molto di più di quanto pensassi. Volevo quasi quasi parlarvi anche di Sense8, però non l'ho ancora finito, quindi preferisco terminarlo per parlarvene poi bene. Fatemi sapere quale di questi telefilm conoscevate già, che cosa vi piace di più, che cosa vi piace di meno, cos'altro consigliereste ai vostri, diciamo, colleghi qua sotto o alla sottoscritta. Io vi ringrazio per la visione e vi lascio come al solito qua i miei ultimi due video, se avete voglia di passare ancora un po' di tempo in mia compagnia. Qua c'è la Fanart di oggi, grazie infinite, infinite, infinite. Venite a trovarmi su tutti i miei social, in particolare su Twitter, perché parlo molto di telefilm su Twitter. Tendenzialmente quando guardo puntate poi sclero su Twitter, giustamente. E basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao cari!